Paolo, ringrazio Paolo perché nonostante gli sia toccato il compito più impegnativo, che è il primo intervento del pomeriggio, impegnativo, però è stato molto chiaro e ha toccato molto bene una tematica estremamente complessa, no? Che legge in filigrana molti degli interventi della mattina e li rilancia, quindi perfettamente in linea con quello che ci aspettavamo. Io, se posso dire due robe, intanto che magari qualcuno matura una domanda specifica prima di andare sul secondo intervento, io mi sono preso buona nota delle osservazioni importanti sul coinvolgimento degli enti di ricerca e non del sistema. E questo, lo dico, è un tema complessivo di rivendicazione di un ruolo che è strettamente collegato e parallelo all'attuazione della legge 132, no? Quindi è certamente un tema di attenzione che noi dobbiamo avere, rivendicazione di un ruolo rispetto a questa tematica prima ad altre. L'altra cosa che vorrei sottolineare è che la complessità del tema matrice suolo apre, secondo me, almeno due link ulteriori, che sono quello sullo sviluppo tecnologico, cioè tecnologie analitiche di determinazione, in particolare rispetto alla matrice che degrada e modifica i contaminanti, insomma, della ricerca, perché la frontiera di complessità che secondo me oggi offre questa tematica probabilmente non ha paragoni, anche per il livello di arretratezza storica, no? Che noi abbiamo su questo tema, e oltre che conoscitivo e di dati, ma poi parleremo di banche dati fra poco. C'è qualche intervento, qualche domanda specifica? Vedo un paio di mani almeno. Prego. C'è il gelato? Quello non che si mangia, ma... Intanto che arriva il gelato, dico, c'è Riccardo Vuolo, c'era, giusto? C'era, o c'è ancora? C'è da integrare il catalogo, di quello. È mio questo? Sì, 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 sì. Al Pellegrini di Ispra, per alcune analogie con l'aspetto di un suolo marino, mi veniva in mente, questo lo dico veramente da non conoscitore della materia, se sono stati mai fatti anche da un punto di vista più, diciamo, di valutazione, no? del conto qualitativa dei suoli, tutto quelle che sono le valutazioni più di tipo biologico, senza arrivare alla biodiversità che è l'apice, come dire, della complessità biologica, ma dalla chimica prima di arrivare appunto alla complessità di una comunità biologica, ci sono tutta un'altra serie, no, di possibilità che in qualche modo, no, rappresentano, in una parola, diciamo, le analisi ecotossicologiche, insomma, sui suoli. Su questo c'è qualcosa, se mai pensato di superare un pochino anche l'approccio più di tipo chimico, inserendo queste altre valutazioni? Penso che ti potrebbe rispondere meglio Carlo Iacomini, che aveva chiesto di intervenire. Comunque, per quanto riguarda ad esempio noi, siccome i mezzi non sono tanti e neanche le competenze purtroppo nelle ARPA di questo tipo non sono molto diffuse, presenti, noi abbiamo iniziato da qualche anno a fare questo indice di qualità biologica dei suoli, che è un indice molto semplice che si basa sull'identificazione e l'attribuzione di punteggi a microartropodi sostanzialmente che sono presenti nel suolo, e però per noi in questo, è un indice che ci dà risposte tra macro differenze, cioè tra ambienti, cioè se tu fai l'analisi di un ambiente forestale naturale e di uno agricolo, allora la differenza la noti. Se fai l'agricoltura conservativa rispetto all'agricoltura intensiva, la differenza sfuma e si fa fatica. Poi ci sono tutta una serie anche di aspetti che vanno approfonditi, quindi la sollecitazione sulla ricerca, l'innovazione, la capacità anche di affinare, standardizzare i metodi, sono tutti aspetti importanti sui quali il sistema deve ragionare di più, deve darsi più da fare. Carlo, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, grazie Paolo. Sicuramente avendo seguito fin dalle origini al CTN tutta questa fase, la parte biologica è il vero nodo, diciamo, perché un
unisce la parte ambientale alla parte strutturale. Noi abbiamo un'infinità di problematiche, ma dobbiamo tenere conto che abbiamo anche un paese che sui 30 tipi di suolo che ci sono nel mondo ne contiene 25. Per quanto riguarda la parte di vita nel suolo, abbiamo dei tassi di endemismo che, se i coleotteri, che sono il gruppo più diffuso di invertebrati in Italia, ha il 18%, per quelli del suolo supera il 50%. Quindi molte delle specie che abbiamo in Italia, uno su due, vive solo in Italia. Ed è per questo che noi non dobbiamo aspettare migliaia di specie, cioè la Commissione europea che ci dice proteggere queste città, dovremmo proteggere quello che è il nostro valore specifico, perché è quello che ci produce le tipicità locali, regionali e quant'altro, che ci porta a avere questa ricchezza anche alimentare. Quindi è un investimento che dobbiamo fare generazioni future. Allora, Zappamano, proprio per ricordare che nel 2012 ISPRA aveva messo in piedi un tavolo tecnico proprio per proporre quella che era una rete per il monitoraggio della biodiversità e del degrado dei suoli italiani, che riprendeva in gran parte quelle che erano le linee guida e le proposte del centro tematico, e che adesso evidentemente presenteremo quindi al Consiglio federale, proprio perché con la nuova legge si configura, diciamo, un interesse specifico a livello regionale e ancora di più a livello nazionale per difendere questo patrimonio che è sicuramente senza uguali al mondo. Grazie, ci sono altre domande, se no ringraziamo Paolo Giandone e passiamo all'intervento successivo, mentre salgono i relatori che sono